Andrea, fine primo tempo 4-2 per voi, buona partita, gol di Porcaro. Sì, vabbè, per segnare Porcaro veramente una giornata epica. Abbiamo iniziato male, poco disattenti, poi siamo riusciti a unirci, manteniamo le posizioni, siamo compatti e ogni tanto con qualche tiro è uscito anche il gol, quindi dobbiamo continuare così. In bocca al lupo per il secondo tempo. Portiere 4-2 per gli avversari, si è ripartiti bene con andando in vantaggio di 2 reti, poi vi siete fatti rimontare, come mai? Ci siamo lasciati perdere un po' l'altra squadra, ma nel secondo tempo spero di rifarci. Qualcosa da migliorare? Un po' tutto. In bocca al lupo. Crepi. Siamo nel posto partita tra Erta Vernello e Boca Junior, bellissima partita terminata con il punteggio di 4-4. Siamo qui con gli MVP del match per l'Erta Vernello Postiglione e per il Boca, i due fratelli di Piscopo. Partiamo da voi, bellissima partita, è andata in vantaggio di 2-0, loro 4-2, poi siete riusciti di nuovo a riacciuffare il pareggio. Qualcosa da dire sulla partita? Sicuramente è stata una partita dura, noi ci siamo impegnati, visto come era andata la partita potevamo gestire meglio, però dai, abbiamo pareggiato un po' di bonus. Qualcosa da migliorare in vista delle prossime gare magari? Beh, sicuramente c'è sempre da migliorare e ovviamente speriamo di dalla prossima vincere. Una dedica speciale a qualcuno? A Manuele che compie gli anni, fratello di Francesco che gioca con me. Tanti auguri. In bocca al lupo. Ma parlate solissimo. Ma parlate. Vuoi dire qualcosa? Vieni. Com'è andata su te questa partita? Vabbè, abbiamo giocato bene, anche la squadra avversaria, il portiere che è veramente bravo, anche la squadra avversaria. Siamo stati un po' disattenti per quanto riguarda la fase tattica, un po' l'organizzazione, sì, ovviamente è il compleanno di Emanuele che festeggia i suoi 10 anni. Grazie. Angelo, passiamo a te. Eravate in vantaggio, poi vi siete fatti recuperare e un po' di disattenzione cambia sempre, mi sono molti all'improvviso. Ci è mancato questo, forse un po' più di attenzione perché con quegli avversari hanno raggiunto il pareggio su 2 punizioni. Secondo me dobbiamo migliorare sotto forma dell'attenzione perché siamo troppo distratti a volte. Gli avversari comunque non perdonano. La partita comunque 2-0 per loro, poi ne abbiamo fatto 4-2. Che dire, abbiamo giocato bene alla fine. Angelo, una dedica finale? A mia sorella, dai. Cambio, non faccio mia mamma, dica mia sorella. In bocca al lupo. Ciao ragazzi. Bravo Angelo. Grazie. Ti fa, vieni qua, vado di là.